essere così difficile come sembra. Una volta mi Ehi là, mi stavi cercando? Natty, non hai aspettato troppo, vero? Per nulla. La professoressa Weasley mi ha detto che devi recarti a Hogsmeade. Immagino tu non veda l'ora di riavere delle cose tue e di vedere il villaggio. Già, non vedo l'ora. Bene, partiamo subito? Vorrei mostrarti Hogsmeade in tutto il suo splendore. Sono felice che la Weasley mi abbia chiesto di accompagnarti. Davvero? Sì, avevo pensato di invitarti personalmente. Immaginavo che avresti gradito un bel boccale di burro birra al villaggio. Il gufo della Weasley è arrivato proprio al momento giusto. Oh, non sai quanto sia piacevole respirare dell'aria fresca dopo essere stata nell'aula di antiche rune. Sceglierla come materia opzionale è stato un grave errore, credimi. Ti credo. Anche se suppongo non si possa davvero definirla opzionale quando è tua madre a sceglierla per te. Hogsmeade è bellissima in questo periodo dell'anno. Ti diranno tutti di andarci sotto Natale, ma quello è uno dei pochi periodi dell'anno in cui preferisco restarmene al chiuso. Non ami molto il freddo, eh? Ah, il freddo non mi dà fastidio, anche se ci ho messo un po' per abituarmici. Da noi non nevicava mai, sai? Oh, aspetta, da questa parte. Qui intorno trovo spesso delle mosche crisopa. Oh? Cosa hanno di tanto speciale? Beh, hanno un aspetto interessante. E se le cuoci a lungo, puoi anche usarle nelle pozioni. Griffi sono usciti dalla foresta proibita. Chissà se qualcosa li ha spaventati. Mi ha raggiunta voce che avevano avvistato degli ippogrifi nei paraggi. Credete che Poppy abbia già visto gli ippogrifi? Ovvio. Probabilmente gli anche già. Quella a sinistra è la foresta proibita. Agli studenti è proibito entrarci, come si evince dal nome. E perché è proibito? I professori dicono che è troppo pericolosa, ma secondo me chiamarla proibita la rende solo più allettante. Ah, ecco Hogsmeade, oltre il crinale, dopo quella rovina. Se potessi, passerei tutto il mio tempo a esplorare. Confesso di essermi stupito quando la Weasley ha detto che conoscevi bene la zona, considerato che non sei qui da molto. Ha detto così? Mi conosce meglio di quanto pensassi. Io direi che senza dubbio a scuola si impara tanto, però c'è molto da scoprire anche fuori dal castello. Ti stai ambientando? Ricordo che nelle prime settimane dopo il mio arrivo mi sentivo strana. Era tutto così nuovo e insolito. Sto cominciando ad abituarmi. E tu? Ti sei sistemata bene alla fine? Mi manca ancora il mio paese, ma anche questo posto è bello. E uscire dal castello ed esplorare i dintorni mi è stato utilissimo per ambientarmi. Adesso a Hogwarts mi sento a casa. Spero che sarà lo stesso anche per te. Signor Moon! È il custode di Hogwarts. Sembra un po' malconcio. Huh? Salve, signor Moon. Ha già incontrato il nostro nuovo arrivo del quinto anno? Piacere. Meglio tornare indietro, signorina Unai. Girate i tacchi e... scappate. Va tutto bene, signore? Mi ha guardato dritto in faccia con quei suoi occhi enormi. Di cosa sta parlando, signor Moon? Demi...
Guys, brutto, peloso, terrificante. Io torno al castello, lì sarò al sicuro. Buona fortuna a voi. Povero signor Moon, un demi-guys. Mi sa che ha fatto troppa baldoria al villaggio. Devo dire che non l'ho mai visto in quello stato. Ci siamo quasi. C'è tanto da vedere fuori dalle mura del castello, non soltanto Hogsmeade. Quando vuoi esplorare, non hai che da dirmelo. Con le voci che girano sui goblin e tutto il resto, potrebbe farti piacere avere compagnia. Lo terrò a mente, Natty. Grazie mille. Ed eccoci arrivati. Non so proprio da che parte iniziare. I Tre Manici di Scopa è il posto perfetto per gustare una burrobirra, mentre da Mielandia puoi trovare tutti i dolciumi che desideri. Non sono mai riuscita a stabilire quale fosse il mio negozio preferito. Cambio idea ogni visita. Sicuramente a Hogsmeade troverai tutto ciò che ti serve. La professoressa Weasley ha detto che ti servono delle ricette di pozioni, delle magiformule, dei semi e... una bacchetta nuova. Ma certo, ti piacerà il signor Ollivander, vedrai. Voglio proprio vedere cosa sarai in grado di fare con una bacchetta tua. Dovresti avere tutto il tempo per recuperare ciò che ti serve e anche per esplorare un po' il villaggio. Fai pure con calma. Quando avrai finito, raggiungimi alla piazza di Hogsmeade. Mi troverai lì. Divertiti! Ci vediamo presto! Maledetta barba di Merlino. Di nuovo. Un attimo, sono... ah, sei tu. Solo un momento. Buongiorno, sto cercando... una bacchetta, sì. Alla buon'ora. Sì, io... alla buon'ora? Sei il nuovo studente del quinto anno, no? Ma che dico, certo che lo sei. Il mio nome è Gerbold Ollivander. Ma di certo avrei già sentito parlare degli Ollivander, i migliori produttori di bacchette al mondo. È un piacere conoscerti, davvero. Su, vieni con me. Troviamo la bacchetta perfetta, d'accordo? No, 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 no. Tu no. Ah, sì. Sì. Nucleo potente. 10 pollici e mezzo. Dovrebbe andare. Tieni, perché non provi questa? Forza, su, brandiscila. Che strano. Prova ancora, su, brandiscila bene. Oh, oh, cielo. Beh, direi che non ci siamo, eh? Non preoccuparti, la troveremo. No, tu no. Forse... sì. Legno raro, 13 pollici e tre quarti, corda del cuore di drago. Proviamo questa qua, invece. Santo cielo! Ah, tu puoi tornartene dritta sullo scaffale. La cosa si sta rivelando più complessa di quanto pensassi. Non capisco. Dove sei? Forse tu? Oh, ed eccoti qui.
Sì, tu potresti essere quella giusta. Ecco, prendila. Che cosa ne pensi? Straordinario! Con questa bacchetta inizia il tuo brillante futuro nella magia. Allora, che impressione ti ha fatto? Buona! Diversa, ho percepito una specie di scarica di energia. Un buon abbinamento. Tra voi c'è una connessione potente. La bacchetta giusta imparerà da te tanto quanto tu da lei. Non vedo l'ora di provarla. Certamente. E i nuclei di piume di Fenice sono terribilmente selettivi. Sarà un abbinamento perfetto. E il legame tra voi due diventerà sempre più forte. Non sorprenderti se la tua nuova bacchetta sembrerà percepire le tue intenzioni, in particolare nei momenti di bisogno. Mi sembra fantastico, signor Ollivander. Ti lascerò alle tue cose, allora. Torna pure da me se mai dovesse servirti qualcos'altro. Ecco una mente curiosa. Mi scusi, sono qui per le magiformule richieste dalla professoressa Weasley. Lo studente di Matilda. Ti stavo aspettando. Sono il proprietario della bottega. Thomas Brown. Hai già fatto una lezione di evocazione, immagino. Purtroppo non ancora, signore. Ah, allora la farai presto. Si tratta di magia allo stato puro. La creazione di qualcosa dal nulla. Non sempre è semplice, ma per fortuna in tuo aiuto ci sono le mie magiformule. Tu esercitati e lascerai a bocca aperta perfino la professoressa Weasley. Di certo è qualcosa a cui aspirare, signor Brown. Non vedo l'ora arrivi quel giorno. Anch'io, senza dubbio. Le magiformule sono utilissime per evocare oggetti unici, come decori o mobili dalle caratteristiche specifiche. Ma lascio alla professoressa Weasley l'onore di farti lezione. Per ora, ecco quelle che ti servono. Banco da giardinaggio e tavolo alchemico, vero? Credo di sì, signore. Bene. Non c'è niente di meglio che coltivare i propri ingredienti e distillare ciò che vuoi quando vuoi. Diamo un'occhiata. Da un'occhiata a quello che ho. Che ne dici? Se ti interessa, dai pure un'occhiata al resto del mio inventario. Do il benvenuto da Pozioni di J. Pippin. Chiedo scusa? Oh, grazie al cielo. Udendo il campanello credevo fosse la signorina Laweng. Non che si degni di venire qui. Comunque, non mi pare di averti mai visto qui, prima d'oggi. È la prima volta che vengo a Hogsmeade. Ah, sì?
Perry Pippin al tuo servizio. Ti trovi da Pozioni di J. Pippin. Le tue pozioni per tutte le occasioni. Lo avrei già letto sull'insegna, ma mio nonno ci teneva che lo dicessi a tutti i clienti. Come posso esserti d'aiuto? La professoressa Weasley mi ha chiesto di prendere alcune ricette. Sono nuovo di Hogwarts. Ah, sì, ci ha mandato un gufo al riguardo. Ho messo subito da parte quel che ti serve. Ripensando alla mia gioventù, ho immaginato volessi tutto ciò che è utile per le pozioni. La preparazione di pozioni è l'arte più affascinante. Batte qualsiasi cosa si possa fare con una bacchetta. Le pozioni sono davvero così versatili? Forse non faranno la stessa figura di un incantesimo, ma non credere che siano meno potenti. Possono guarire, distruggere, proteggere, ma te ne accorgerai presto. Visto che è la prima visita, ci tengo a dirti che non vendo solo ricette per le pozioni. Offro anche preparazioni già pronte per qualsiasi evenienza e inoltre ne scopro continuamente di nuove. Passa di qui ogni volta che puoi, così da non perdere le novità. Comunque, per ora ti do le ricette richieste, va bene? Cosa posso fare per te oggi? Ti prego di dare un'occhiata al resto del mio inventario o, se sei di fretta, di tornare a farmi visita presto. Buongiorno. Mi scusi, sono qui per i semi che la professoressa Weasley ha ordinato per me. Ah, il dittamo per il nuovo studente del quinto anno. Immagino sia tu. Per la barba di Merlino, iniziare Hogwarts dal quinto anno, ti tremeranno le ginocchia. Niente affatto. Sto cercando di viverla come una grande avventura. Così si parla. Non tutti possiedono il temperamento giusto per affrontare i cambiamenti. A proposito, mi chiamo Timothy Teasdale e questo è il mio negozio, la Rapa Magica. Tengo il carrello qui fuori perché mi piace chiacchierare. Non posso rimanere aggiornato se me ne sto rintanato all'interno, no? In effetti. Oltre ai semi ho anche molte piante. Coltivo tutto da solo. La mia specialità sono gli ingredienti per le pozioni. Persino Pippin si rifornisce da me. Però, che ne dici se ti do un pacchetto di semi di dittamo? Fammi indovinare. Cerchi qualcosa di nuovo. Da pure un'occhiata in giro. Ci sono diversi ingredienti che scommetto stuzzicheranno il tuo interesse. Beh, è tutto. Sarà meglio che vada a cercare Natti adesso. Ho tutto. Ho capito che cosa intendevi quando dicevi di non sapere qual è il tuo negozio preferito. Passeggiamo ancora un po'. Forse oggi è il giorno in cui riuscirò a scegliere. Oh,
stiamo indebolendo almeno un po'. Tu non fermarti! Dobbiamo sfinirlo! Tazzo! Proteggo! Le biote! Adesso momento! E quello cos'era? Stavo cercando di batterlo al suo stesso gioco. Mi piace! Mostrami! Cielo, un altro troll! Avete davvero sconfitto un troll adulto in due! Così pare. Ne ho un ricordo confuso, sinceramente. Per la barba di Merlino. State bene? Sì, ed è un piacere rendersi utili. Avete un coraggio da leoni. Eppure la stoffa da Auror, secondo me. Se non avete subito ferite nello scontro, allora potreste aiutarmi a rimettere al loro posto alcune cose. Certo, agente. Singer. Agente Singer. E grazie ancora. Riparo! Buono. Ecco fatto. È tornato come nuovo. Vado a vedere che cosa può. Una preoccupazione in meno per l'agente Singer. Stavamo giusto parlando di te. Buongiorno, non credo che ci conosciamo. Permettimi di presentarmi, Augustus Hill, commerciante di capi straordinari. Voglio ringraziarti per il coraggio dimostrato contro quegli orrendi troll e per aver riportato la pace a Hogsmeade. È stato un piacere. Francamente, meriteresti un ordine di Merlino, ma qualcosa di più utile per te. Abbigliamento per maghi Stracci & Sons, è la mia bottega. In catalogo tengo anche capi unici che garantiscono protezioni salvavita, diciamo. Visto che temo non sarà il tuo ultimo scontro, vorrei regalarti uno di questi capi come ringraziamento per ciò che hai fatto oggi. Grazie, signor Hill. Molto generoso da parte sua. È il minimo che possa fare. Prova questo per capire la taglia, va bene? Oggi ho parecchi articoli interessanti. Fai con comodo.
Che calorosa accoglienza ci ha riservato Hogsmeade. A questo punto direi che ci meritiamo una bella burrobirra. Soprattutto tu. Che ne dici di andare ai Tre Manici di Scopa? Mi sembra una buona idea. Ottimo. Da questa parte, allora. Vendo anche altri oggetti utili in combattimento. Qualora il tema dovesse interessarti, sarò lieto di mostrarti cosa ho in bottega. Sempre che non sia troppo impegnata, potresti persino incontrare Sirona. Non è solo la proprietaria, ma anche una strega molto potente. Un ottimo contatto. Dicevi che avresti catturato il bersaglio a Hogsmeade, che ti serviva solo un buon diversivo. Ed è quello che ti ho dato. Un diversivo che è stato sbaragliato con facilità. Puoi dirmi chi è? Cosa mi nascondi? Ricordati bene, se non arrivi al bersaglio, non hai alcun valore per me. Andiamo. Ci hanno visti? Non credo proprio. Che faceva quel goblin con Victor Rookwood? Ranrok è in combutta con Rookwood. Il goblin della Gazzetta del Profeta. Sapevo di averlo già visto. Forza, infiliamoci nei Tre Manici, veloce! È stato bello rivederti, Lodgok. Se sento qualcosa ti aggiorno. Grazie, Sirona. Stammi bene. Bene, cosa posso... Oh, abbiamo una faccia nuova. È la prima volta che vengo. Benvenuto. Oggi offre la casa. Ho sentito dell'attacco. Passerò a vedere come stanno gli altri residenti e i bottegai. Sono felice che siate indenni. È merito suo. Ha ucciso un troll senza aiuto. Ma davvero? Complimenti. Grazie per questa. È un piacere. Ma io dico, dei troll a Hogsmeade. Non è mai accaduto prima. Qualcosa non torna. I prepotenti con cui abbiamo a che fare di solito... Ecco, appunto. Era Lodgok quello che se n'è andato? La tua clientela è peggiorata, Sirona. Sta tranquillo, Victor. Appena voi due ve ne andrete, la qualità della mia clientela migliorerà parecchio. Fossi in te non lo farei, Theophilus. Andiamo. Non farla tanto tragica. Sono qui solamente per lui. Non disturbare, si sta solo bevendo una burrobirra. Una parola e vado. Forse non mi hai sentito. Ho detto di non disturbare. Pare che non vi sia bastato tutto il sangue versato oggi. Vieni, Theophilus. I Tre Manici di Scopa non è più lo stesso. Non merita i nostri soldi. Non berrai burrobirra per sempre. Pare tu abbia uno spiacevole nemico. Stai in guardia. Rookwood e Harlow sono peggio di qualsiasi troll infuriato. Troll, Ranrok e Rookwood? C'è qualcosa che non so. Prometto di raccontarti tutto, ma forse è meglio rimandare per adesso. Forse è arrivato il momento di tornare al castello. Per fortuna c'era Sirona.
Già, non si lascia intimorire da furfanti come Rookwood e Harlow. Voglio capire cosa sta succedendo e spero che me lo dirai. Ma per il momento, credo sia meglio tornare al castello. La professoressa Weasley verrà presto a sapere dei troll, posto che non lo sappia già. Non voglio farla preoccupare. Thank you.